nonostante insomma questo periodo particolarmente difficile, quindi le restrizioni a cui siamo tutti sottoposti e che tutti dobbiamo rispettare, abbiamo ritenuto di organizzare questa cerimonia, avete visto, in maniera molto sobria, molto veloce, ma è un momento molto, è un momento significativo che non può passare inosservato, quindi sicuramente è anche un momento di forte impatto emotivo. Dobbiamo fare un lavoro che deve andare diritto alle nostre coscienze e alle coscienze di tutti, perché ho fatto anche un breve cenno ai fatti che sono accaduti ieri, che sono stati scoperti ieri. Non sono cose avulse dal contesto di cui parliamo oggi, Certo. sono il segnale che ancora purtroppo l'intolleranza, la violenza del più forte nei confronti del più debole è una pratica diffusa anche nelle nostre realtà, per non parlare di vicende ben più ampie che riguardano insomma gli scenari internazionali. Quindi è una ricorrenza che non ha il sapore della retorica, assolutamente. È una ricorrenza che sentiamo ancora viva, dobbiamo sentire ancora viva sulla nostra pelle, per trasferire ai giovani soprattutto questo messaggio di condivisione, di pace, di fratellanza, di rispetto, perché quando c'è rispetto si può costruire, si può pensare veramente di costruire una società un po' diversa, diciamo migliore, fondata su valori, ecco, perché la mancanza di valori poi alla fine fa crollare tutta l'impalcatura. Per me è una grande emozione perché mio papà da 30 anni purtroppo è morto. Se fosse lui, per me è una cosa, è un onore anche perché mio padre, che ha sofferto tanto in Germania, ha fatto 2 anni di prigionia in Germania. Sto emozionando troppo. Mio padre era soldato miliziano Nicola Amedeo del 9° Reggimento d'Artiglieria Venezia, è stato impegnato nelle operazioni belliche sia sul fronte greco-albanese che in Montenegro, nei Balcani praticamente. È stato fatto prigioniero dopo l'8 settembre, il 14 settembre del 1943, è stato condotto e deportato in un campo di prigionia in Germania fino al maggio del 1945, poi trattenuto dalle forze alleate fino al settembre del 1945. È tornato a casa, ha fatto la sua vita, è stato anche emigrato in Venezuela e io oggi sono molto contenta perché ho reso onore alla memoria di mio padre, una persona molto semplice, molto buona, che meritava questo riconoscimento.